Intanto vi ringrazio per essere stato invitato. Eh, con Claudio, come dicevi giustamente te, mh, ci eravamo riuniti per eh, gestire un po' eh, queste, queste attività. Claudio mi ha proposto di fare questo, questa presentazione sulla ripresa delle attività delle categorie allievi e junior eh, su proposta, se non sbaglio, di Saverio Marconi. Non vorrei dire, sto andando a memoria. Giusto. Giusto. Sì, sì, vi dico che è stata la, present la presentazione in cui ho durato più fatica di tutti perché è allo stesso tempo semplice ma allo stesso tempo complessa se vogliamo gestire, guardare a 360 gradi la situazione e spero di essere stato all'altezza. Intanto condivido lo schermo... Ok, vedete? Sì. Ah, sì, sì, sì. sì, sì tutto a posto. Marzi, tieni il microfono acceso per due secondi perché mi servirai nelle prime slide. Sì. Ok, inizio con questa frase che è una frase forte di Berruto. Berruto non ha bisogno di presentazione per quello che è lo sport italiano e tutto, senza fare nessun tipo di eh, personalismi. Eh, lui in un'intervista ha sostenuto eh, ha detto che l'emergenza migliorerà le persone migliori e peggiorerà quelle peggiori è un'affermazione forte, l'ho voluta mettere eh, per quale motivo noi ci troviamo in una situazione di, di crisi e senza fare nessun tipo di, eh, di, di personalismi però è una situazione dove effettivamente possiamo tirare il meglio di noi perché una volta che è il solito principio di supercompensazione che noi, tanto, eh, noi tecnici conosciamo molto bene, cioè diamo uno stimolo che è un pochino più impegnativo, invasivo, se lo riusciamo a metabolizzare riusciamo a dare una risposta migliore. Per cui da questa situazione qui effettivamente possiamo anche apprendere tante situazioni, anche solo gestire lo stress, diciamo così. E per cui quello che sarà un po' il fulcro di questa presentazione è di ehm, stimolare. Una ripresa con un metodo e implementare il nostro metodo di lavoro non tanto per la ripresa, ma per gli anni successivi. Allora, tutto ciò che è sport, atletica, ma qualsiasi performance, diciamo in senso lato, si basa su obiettivi smart. È una cosa detta e ridetta, la ridico perché effettivamente è, la ritengo fondamentale. SMART è solo un acronimo dove la S sta per specifico, per cui un obiettivo che sia specifico per, per, il nostro, per il nostro lavoro. È inutile dire zappare l'orto per la corsa, è poco specifico. Che sia misurabile, per cui migliorare il millimetri, ok va bene, però misurabile vuol dire ok, voglio migliorare di 5 secondi. Perfetto. Accessibile, sempre l'esempio dei millimetri, è che comunque eh, te per migliorare quei 5 secondi riesci a allenarti 5 volte a settimana perché se poi altri impegni eh, è impensabile farlo, di conseguenza è difficile raggiungere quell'obiettivo. Che sia realistico: perché sei dal 1000 metri anziché eh, dire voglio migliorare 5 secondi, ne voglio migliorare 30 e il tuo personal best eh, magari è 2,40 vorrebbe dire fare il record del mondo e diventerebbe poco realistico. E poi temporalmente definito, ok, lo voglio fare entro quanto tempo? In queste due cose, la M e la T, secondo me, sono quelle in cui eh, spesso ci perdiamo. Ed è un po' un paradosso, perché nel mondo dell'atletica, l'atletica è lo sport per antonomasia più misurabile, per cui eh, non misurare eh, determinate variabili, così anche per una routine per un metodo diciamo abbastanza eh, comune a noi tecnici a me per primo è effettivamente un limite potrebbe diventare un limite per cui su un obiettivo dobbiamo focalizzarci su questo obiettivo qui ho messo due citazioni di due giganti dello sport un italiano e l'altro americano eh, Wooden, che, è un, che lui non avrebbe bisogno di presentazioni, assendo americano, è il più grande allenatore di basket collegiale per cui non è NBA, ma tutto ciò che è NCAA, e, È l'allenatore più vittorioso, ha scritto un sacco di libri. Se non lo conoscete vi consiglio di leggere qualcosa di lui perché è veramente un grande. E soprattutto faceva un'attività molto simile alla nostra, perché, come ribadisco. Ehm, lavorava a livello collegiale per cui si sì, allenava ma fondamentalmente in prima era un educatore fa di ogni giorno il tuo capolavoro mentre quest'altra frase era il motto della Juve mi sembra nella maglietta del 2016-2017 di Buoni che è stato eh, in primis calciatore e poi presidente della società vincere non è importante, l'unica cosa che conta per cui fondamentalmente abbiamo due correnti di pensiero eh, che focalizzano i nostri atleti barra i nostri tecnici Vincere, fare il personal best. Sono tutte e due, vanno bene tutte e due, sono due cose estremamente positive. Però già questa mentalità, che poi analizzeremo dopo, ci, fa, ci fa, potrà far riflettere su determinate cose più importanti. Intanto capire come siamo focalizzati è importante perché in funzione a come siamo focalizzati faremo, attueremo le nostre scelte. Massi, ah sì, eh, ti chiedo di fare una cosa interattiva. Questo è un piccolo diciamo giochino. Eh, è, la, è la ghigliottina di, di Amedeus o Discotti, non so qual è il programma, eh, dove fondamentalmente ci sono delle coppie di variabili, rosso, verde, giallo, e bianco, giallo, blu, viola, insomma quelle scritte. Massimo, me ne scegli una per coppia? Massimiliano? Sì, eh sì, stavo guardando, verde. Verde, giallo, blu, stelle, stelle settentrionale uh -huh. e rombo. Ti posso dire come mai hai scelto queste cose? La voglio. Cosa? Sì, sì, certo. Sì, certo. Allora, ehm... allora facciamo una premessa perché oggettivamente... <ride> è un eh, po' anche... è una cosa semplice è una roba abbastanza interattiva sì allora eh, diciamo che eh, leggendole ho rievocato qualcosa che era, eh, che era di mio ok quindi okay. in questo caso il verde mi riporta alla kawasaki ok A moto. giallo idem eh, blu il cielo stelle in alto eh, settentrionale eh, anche questo in alto e, e rombo ovviamente la moto quindi sono cose un po' okay. per cui te hai dato comunque una visione del tuo obiettivo okay. se ti avessi messo la bandiera le tue scelte sarebbero cambiate suppongo di sì perché l'obiettivo a quel punto era la bandiera ma okay. se io cambio l'obiettivo ovvero il focus con un'altra bandiera le variabili cambiano ulteriormente questo è solo per capire quanto è fondamentale eh, stabilire un obiettivo che sia giusto, che quando si definisca quell'obiettivo poi creiamo la strada per quell'obiettivo, perché spesso quando parlo con atleti, colleghi, ma io in primis nelle mie prime esperienze predicavo una cosa e poi effettivamente sul campo si, delle volte mi ritrovo a fare altro. Ti chiedo un'ultima un domandina. Eh, qui abbiamo due atleti, Mario e Giovanni, che hanno finito la loro esperienza agonistica, per cui stanno celebrando eh, diciamo, la fine attività. Okay. Hanno tutti e due 33 anni, 16 anni di attività, 330 nel 1005 magari. <ride> Soltanto Mario nella sua carriera ha avuto due infortuni, mentre eh, Giovanni ne ha avuti sette. In questi 16 anni Te, se se eh, in medesima nel loro tecnico eh, come se tu fossi il tecnico di un atleta quale atleta avresti voluto allenare giovanni grande come mai che probabilmente se invece di aver avuto sette infortuni ne avuto due avrebbe ottenuto un risultato migliore ok questa è interpretazione ovviamente non ci siamo messi d'accordo e tutto, sono esempi. Mario ha avuto zero titoli alla Mourinho, Giovanni ha fatto due medaglie olimpiche. Questo perché eh, Massimiliano uno ragiona abbastanza fuori dalle, dagli schemi, però spesso magari abbiamo un indizio, ci focalizziamo su uh, determinate cose che poi ci fanno perdere il focus, qual è il nostro obiettivo. Traduco e spiego mi ritrovo spesso, la mia formazione, la mia eh, esperienza è quella del mondo sanitario che effettivamente mi ha trasmesso tanto anche a livello di accademico eh, parlando di fisiologia, anatomia, biomeccanica e via discorrendo però ultimamente ho l'impressione che tanti tecnici allenano quasi eh, per non infortunare questo è fondamentalmente un focus dal mio punto di vista sbagliato, ma anche non solo mio, ma anche un pochino dagli addetti ai lavori, perché se uno dice mi alleno per non infortunarmi, fondamentalmente focalizzi l'infortunio. Adesso questa è una slide provocatoria, via discorrendo. Non è che eh, se ci infortuniamo è una cosa da festeggiare, assolutamente, bisogna evitarlo, però il nostro focus è comunque allenare per creare un organismo più performante possibile ed essendo un organismo performante probabilmente si infortunerà anche meno grazie massi grazie a te eh, goal setting solito discorso sempre siamo sempre sugli obiettivi eh, in questa piramide vediamo sulla base gli obiettivi di processo eh, poi salendo eh, ci sono gli obiettivi di performance, per cui fare un personal best, fare un minuto per un campionato italiano, insomma, qualcosa che è più misurabile, cioè quantificabile, perché se eh, il mio obiettivo è fare per una, un cadetto sotto i 6 minuti nei, eh, nei 2000 metri, capite bene che... Se tutto va bene, il tecnico avrà detto ok, vedi di partire in 36 e poi magari facciamo lo sprint l'ultimo 200 metri, chiudiamo in 33 e viene 557, cioè già parti con una certa coscienza, la padroneggi questa cosa, o almeno dovresti. Gli out and goal sono gli obiettivi di risultato, per cui solita manifestazione dove fondamentalmente dici Ok, eh, voglio fare sotto i 6 minuti, ma voglio vincere anche la gara. È una cosa un pochino più difficile perché magari in quella gara c'hai degli atleti che corrono 5,40 eh, oppure sono forti in volata te tiri e poi ti battono in volata. Insomma, queste c'è cioè, poco da, da è una roba che conosciamo molto bene. All'apice abbiamo il, gli obiettivi, i sogni fondamentalmente. Qui sulla vostra eh, destra c'è una freccia che punta in su. Che è il lack of control, ovvero la mancanza di controllo, cosa vuol dire che tutto ciò che è alla base della piramide noi lo controlliamo quasi completamente. Sono tutti quegli obiettivi di processo, come a livello tecnico, tattico, eh, gli stili di vita. Però, cioè, anche andando in un singolo allenamento, noi controlliamo effettivamente quello che possiamo fare: come fare un'andatura, come fare uno stretching, eh, come gestire una corsa, anche un singolo fondo, se in progressione, se in regressione, se facendo un defaticamento, è una cosa che possiamo stabilire e la decidiamo comunque noi, è sotto il nostro controllo. Andare a vincere le Olimpiadi, magari è il sogno di tutti, però fondamentalmente non è sotto il nostro controllo, perché gli altri non staranno a guardare e ti faranno spazio. E, però il concetto qual è di questa piramide? Che noi ci concentriamo sulla base, perché senza base il vertice non sostiene, cioè anche il campione olimpico sarà passato dagli obiettivi di processo, non si scappa da questa cosa. Questa è un'altra frase sempre, sempre di Buden, che era quello di fai di ogni giorno il tuo capolavoro, che a me piace tantissimo, che fa capire effettivamente quanto eh, talvolta nella nostra conversazione, soprattutto in questi momenti qui, dove fondamentalmente il chiacchiericcio, ci sono gare, non ci sono, non ci si capisce niente e via discorrendo per ovvi motivi eh, delle volte influisca negativamente sulla nostra performance sia sportiva ma anche non sportiva diciamo anche lavorativa e sociale non lasciare che ciò che non sei in grado di fare interferisca con ciò che sai fare adesso andiamo un pochino effettivamente a fare gli allenatori dopo un po' di filosofia eh, questo qua è il modello plurinario di Platonov noi abbiamo eh, diciamo che L'obiettivo oggi è parlare agli avi junior, per cui questa slide, secondo me, è, dovrebbe essere messa su tutti i campi di atletica che fanno corsi, è da fata, però, il concetto comunque è sempre quello giusto: in cui fondamentalmente c'è una programmazione pluriennale eh, dell'attività, dell in cui vediamo qui in alto sono le ore di allenamento. Qui ci sono, ovviamente, questo è un modello per gli sport in generale, non per l'atletica, per cui è molto generale. E qui abbiamo la preparazione generale in giallo, dove il 50 è la percentuale, che poi va a 35, va a 20, però aumentando le ore di fatto aumenta in assoluto il, il quantitativo di ore in assoluto di lavoro generale, ma diminuiscono in percentuale. Qui c'è il lavoro complementare e qui il lavoro specifico, man mano che si va avanti diventa sempre più specifico per, per ovviamente per entrare un po' in quello che è effettivamente il nostro sport. Invece all'inizio costruiamo le basi, che poi di fatto, ritornando indietro, non è altro che una sorta di piramide anche questa, cioè le componenti generali generalmente stanno nella parte bassa, poi la parte più specifica si avvicinano, sono, tendono un po' ad andare verso il vertice della piramide. Una progressione base di un allievo, allievo insomma, delle categorie giovanili, allievo junior, potrebbe essere questa. Questa era una slide presentata all'incontro di programmazione con le nazionali giovanili, dove un allievo che fa, un allievo primo anno 5, 5 allenamenti settimanali, secondo anno 5-6, poi 6-7, poi 7. Un allievo motivato, un allievo junior motivato. Ecco interessante quelle evidenziate sono i chilometri e le ore. Abbiamo sempre ragionato in chilometri. Vi inviterei a ragionare in ore. Perché eh, facendo un rapido calcolo, se un, un allievo eh, fa correre 50 chilometri, mettendo tra ripetute e via discorrendo, eh, 50 km, chilometri li corre a 5 al chilometro, eh, sarebbero eh, 5 per. 10:50. Sono, comunque sono meno di 5 ore e le ha corsi molto piano, fondamentalmente. Per cui il senso è: ma tutte le altre ore cosa possiamo fare? Abbiamo parlato nella prima, mm, nel primo webinar con Roberto eh, del discorso del giovanile che effettivamente eh, fanno poche attività spontanee. Ok, quando entriamo in campo, soprattutto se si sono avvicinati in questo caso, come suppongo eh, e spero. In queste categorie comunque abbiano deciso la loro specialità, anche perché in mezzo fondo o lo sposi o veramente si campa poco. Meno male, ok, non, sono, non è la quantità, è la qualità della proposta che effettivamente può danneggiare, può non essere funzionale, però non spaventiamoci a stare sul campo, anzi tutti gli atleti che hanno avuto successo sicuramente sul campo ci, sono, ci hanno svernato. Questo fondamentalmente, quello che vi ho illustrato prima, era quello che suppongo era nelle, nei campi di tutti noi, eh, nostro, nostra programmazione, quello che volevamo fare col giovane e via discorrendo. Poi è arrivata questa cosa che farà storia, che racconterò ai miei figli eh, di questa pandemia, eh, dove nel il 9 di marzo 2020 eh, si è bloccata di fatto il, tutta l'attività, cioè. È bloccata l'italia nelle prime settimane c'è stata la diatriba tra il runner un torre non si capiva se si poteva correre se non si poteva correre un casino poi il 4 di aprile si è fermato completamente lo sport anche individuale perché egoisticamente io avevo la fortuna di gestire Johannes, che è un atleta di interesse olimpico e eh, grazie all'amministrazione di siena ma anche tante altre amministrazioni in Italia ho sentito, eh, avevano dato questa possibilità, noi potevamo andare al campo dal 4-4, anche noi completamente fuori, un mese dopo, dal, dal 4 di maggio, effettivamente ripartiamo. Per cui le considerazioni da fare sono banali. Co come stava il nostro atleta prima che si fermasse il, il mondo, cioè nella, no nella nostra mappa, nel nostro progetto che avevamo in testa, Cosa siamo riusciti a fare durante quei due mesi eh, di lockdown? Perché, eh, io parlando un po' con i miei ragazzi, barra anche qualche amatore che vi do una mano: c'è chi si è allenato paradossalmente di più perché sta in campagna, perché c'è il tapirulan e c'è il villone, c'è chi invece non ha potuto fare nulla. Cioè, L'esempio di Johannes è stato fantastico. Johannes alla fine veniva al campo, si allenava la rivette stava anche molto bene. E dal 4-4 lui i primi giorni non ha potuto fare assolutamente nulla perché la temperatura era ancora abbastanza calda a livello di umori e abitando in centro a Siena, dal giorno dopo lui da essere in una situazione di quelli più sfortunati si è ritrovato in una situazione di quelli più sfortunati e tutt'uno anche perché poi poteva correre in prossimità di casa, veniva fermato perché la cosa non, non era ben chiara però comunque correva su Pietra Serena, sali, scendi, insomma non era proprio un contesto così... Felice a maggio. La cosa importante, e su questo un pochino verterà la mia presentazione: è capire in che condizione è uscito da, da questo stop, da questo lockdown, il nostro atleta. E poi domani capire che obiettivi porsi. Per cui la prima domanda: cosa abbiamo fatto durante il lockdown? E come sta il mio atleta? Il focus, come dicevo prima. Deve, deve essere su cosa possiamo fare cioè è inutile star a ragionare eh, gare, non gare per ora non sappiamo nulla di quella roba lì possiamo parlarne fino a domani ne parleremo prima, fino a domani ora sono le nove e mezza se ne parliamo fino a domani alle nove e mezza abbiamo perso 12 ore perché fondamentalmente non abbiamo il controllo di quella roba lì non possiamo fare allenamenti di gruppo fondamentalmente non possiamo fare raduni quello che si può fare è correre qualche duno eh, grazie alla federazione che ha fatto effettivamente un'ottima mossa nel cercare nell'allargare gli atleti di interesse nazionale diciamo da aver, di avere un 300 atleti che avevano la possibilità di accedere al campo ora saranno 3.000 4.000 eh, per cui a prescindere chi può entrare al campo e chi no comunque può correre in comodità mh, in tutta la regione perché la circolare 50 del, della regione ci dice che possiamo correre e prendere la macchina individualmente e potersi allenare in qualsiasi parte della Toscana possiamo fare dei lavori di forza sicuramente non saranno lavori di forza più completi e via discorrendo però sfido chiunque un allievo che comunque faccia una palestra così importante soprattutto noi come mezzofondisti fare conditioning suppongo che probabilmente questo aspetto qui durante il lockdown è stato fatto anche di più rispetto a quando eh Rispetto all'ordinaria amministrazione e fare anche degli esercizi di tecnica o comunque un minimo di tecnica se c'è la possibilità di una supervisione tecnica, il riformulare un obiettivo si ritorna lì. L'obiettivo, come dicevamo, deve essere smart, misurabile. Vi ho, vi ho posto l'accento sulla M e sulla T: per cui, misurabile e, e temporalmente definito, avere un obiettivo temporalmente definito ovvero un obiettivo agonistico ad oggi non ce l'abbiamo. L'unica cosa che possiamo fare eh, in questo momento è avere un obiettivo di processo. Per cui migliorare qualcosa che è un mattoncino che poi mi costruisce la prestazione che mi costruisce il risultato. Per fare per dare un obiettivo di processo bisogna misurare quel processo. Per cui in mezzo a una prestazione ci sono vari ambiti: ci sono ambiti psicologici, ambiti metabolici, ambiti eh, neuromuscolari di forza, eh, capacità meccaniche e, e le capacità complementari, che sono tutto quel, eh, quella panacea di complementare che sta sulla prestazione. Ho provato ad analizzarle una a una facendo una carrellata perché mh, analizzare una a una entrando nei dettagli, intanto non avrei le competenze su determinate cose, uno, due non basterebbe un mese. Allora, gli aspetti metabolici, parlato, sappiamo tutti il carico interno, carico esterno, abbiamo fatto un ottimo ripasso con Ida eh, settimana scorsa, e spesso adesso qui faccio un po' il partigiano, nel senso che eh, quando ho iniziato a fare atletica, la Siena fondamentalmente campo scuola dove regna Stefano Giardi, eh, è tutto per i concorsi e via discorrendo, e fondamentalmente lui è un po' il, il cuore di questo di quel campo, è presidente della società, direttore tecnico e via discorrendo. Tutti i ragazzi, tutti gli atleti, tutti i tecnici cresciuti da lui, ovvero tutti, eh, vedevano un po' con, non dico avversità, però quasi con ironia la specialità del, del mezzo fondo, la specialità dell'endurance perché tecnicamente basse. Allora, tecnicamente bassa a livello meccanico effettivamente ci possiamo anche guardare negli occhi effettivamente non, non sono così complicate uno che tira il giavellotto, che salta l'asta sicuramente ha un gesto tecnico più complesso però noi come professionisti abbiamo una bega che loro manco si sognano ovvero riuscire a capire che cavolo succede dentro a quelle cellule muscolari quando a loro fondamentalmente gli interessa veramente poco, perché a Stefano quando salta la vallortigara gli abbiamo regalato due anni fa una macchina fotografica a mille frame in high definition, high speed, mette lì, misura tutto e lui vede tutto. È un gesto tecnico complesso, ma allo stesso tempo lo vedi, lo riesci a quantificare. Noi effettivamente cosa viene dentro il corpo e la soggettività dell'atleta non è così banale, anzi è estremamente complesso. Per cui questa è la nostra difficoltà che comunque ci eleva come tecnici dal mio punto di vista. Per cui, come misurare il carico interno? Ci sono due strade. La, la prima è quella percettiva con dei POMS, che è un questionario soprattutto per valutare l'overtraining. Per cui, valuta più gli stati di umorali. E poi la scala di Borg, ne ha parlato due ore settimana scorsa, Ida. E poi ci sono dei biofeedback che misurano il metabolimetro, misura il VO2 max. Poco utilizzabile perché lo possiamo fare in laboratorio. C'è anche il K4 che effettivamente si può portare a gilet, insomma, sono macchinari da 30.000 euro e non, non sono così accessibili. Ecco. E comunque, anche se lo fossero, non sono neanche così pratici perché sfiderei chiunque a fare delle ripetute importanti tutte le volte col metabolismo. Poi c'è la misurazione del lattato. Questa diciamo è già più accessibile a un costo perché le striscette comunque hanno un costo, c'è cioè il problema del, del ematico Insomma, un po' di problematiche ci sono, però è già una roba più da campo. E poi c'è la frequenza cardiaca, l'ho messa in ordine di eh, ecologità di, di, di utilizzo, che effettivamente ora la frequenza cardiaca è, è facilmente eh, utilizzabile. Cioè, frequenziano ce l'ho qui accanto eh, si trovano ormai da 30 anni da questa parte eh, l'unica cosa che vi consiglio adesso stanno andando eh, su dei vari device eh, il cardio frequenzi metro led quel cardio per fare delle valutazioni effettivamente non dico accurate però serie per l'attività che facciamo noi non è così affidabile poi magari lo spiegheremo dopo Qua ho riillustrato il protocollo di una scala di Borg, è solo una slide giusto per fare un refresh. bisogna familiarizzare, tempi di riproducibilità dei tempi, circa mezz'ora si consiglia. Comunque creare una routine, riproducibilità con utilizzo, come dicevamo l'altra volta, ovvero non chiacchierare tra di loro non fare chiacchierare ehm, condizioni tra di loro. E poi fare questo calcolo e training load, che non è altro che la scala di Borg, il valore che diamo la durata degli allenamenti espressi in minuti l'ho messa per quale motivo? è un mezzo che intanto sensibilizza di tempo a che l'acquisiscono vi consiglio di utilizzare la 620 la RPE e non la CR10 perché la CR10 viene un po' associata ai voti scolastici ovvero il ragazzo giovane dice ok ho fatto un bel allenamento 9, 8 eh, ho fatto un allenamento eh, oppure un allenamento poco soddisfacente, il fondo magari era tritato perché il giorno prima l'avevamo fatto fare della roba particolare di forza, eh, li dà tre, eh, però ecco, non è così veritiera. Invece la 6.20 discosta un po', perdono questo, questa, questa influenza scolastica e potrebbe essere più, eh, più funzionale. Il mondo scientifico si è abbastanza uniformato per gli sport di endurance sulla 20, se andiamo a fare delle ricerche su internet sul training load si trova tanto la CR10, questo perché? Perché negli sport di squadra è più utilizzata la CR10 però nello sport di squadra la scala di Borg ha una valenza importante proprio per far uniformare la squadra, ovvero io gestisco come preparatore della, della squadra i periodi di carico e di scarico non del singolo atleta ma dell'intera squadra Mentre il cardiofrequenzimetro è un device molto... cioè onestamente eh, riuscirei ora come ora ad allenare male senza cardiofrequenzimetro. Quello che possiamo fare col cardiofrequenzimetro è valutare la frequenza cardiaca massima, da qui poi capire più o meno a quanto sta correndo l'atleta. L'HRR60, che è l'acronimo di Heart Rate Recovery 60, ovvero il recupero eh, dopo i 60 secondi, controllare la potenza aerobica continua, medio, variazioni, fondo, eh, controllare la potenza aerobica frazionata e fare della valutazione. Allora, sui primi aspetti ho tantissimo materiale, se vogliamo ne parliamo dopo, eh, però non ho approfondito perché se no sarei andato veramente lungo. Sulla valutazione. Questo è un test con Conconi che eh, alcuni miei colleghi dicono che è invalidato dalla scienza, altri dicono che è un test valido, e via discorrendo. Per mia esperienza personale e per esperienza anche di tanti altri miei colleghi, colleghi più celebri di me, test Conconi è fatto con un protocollo che lo chiamerei protocollo in calza, tanto per non chiamarlo neanche più Conconi in modo che è un nome scomodo, e lo chiamerei test incrementale, così magari viene anche rivalidato rival dalla scienza. È un test molto sensibile. E ho fatto una relazione sul test e, e vi dico questa, questa considerazione perché è carina. Due settimane dopo il test, se avessero corso un 3000 perché sappiamo che Ma è un perso. parametro che può Maurizio, sì? ti, ti abbiamo perso un attimo, se puoi ripetere l'ultimo discorso. Dove, dove siete arrivati? Eh, Riparla del test, grazie. Ok. Allora, il test con Conconi è invalidato, dal, è invalidato dalla scienza. C'è un dibattito sul mondo scientifico se il test è validato o meno. Ci sono diversi studi che tende a invalidarlo e chi invece lo, lo qualifica. Per la mia esperienza e per l'esperienza di, di tecnici anche più rodati di me. Diciamo che il test, secondo me, è uno dei test più funzionali ed ecologici perché fondamentalmente non ha un costo, lo possiamo fare sempre e comunque ci dà dei parametri, a mio avviso, solidi. Dico questo perché Perché due anni fa mi è stato chiesto di fare una valutazione, una, valutazione, una relazione per valutare tramite cardiofrequenzimetro i parametri metabolici. Per cui ho messo il test incrementale, così fondamentalmente non tocchiamo neanche più il nome di Francesco Conconi, che è un nome scomodo. E, e ho fatto questa, questa comparazione quando al mio atleta le avevo somministrato il test, le ho fatto fare il test, il, eh, avevo guardato se nelle due settimane antecedenti eh, e successive avesse corso una gara di 3000 e poi avrei relazionato la prestazione della gara con il, eh, il test. Vi posso dire che erano sentenze, ma sentenze, cioè tipo... 7 otto casi in cui si spacca quasi il secondo. Quello che possiamo vedere dal test è quella che volgarmente viene detta soglia anaerobica, poi su, qua, eh, su questo possiamo aprire un mondo su cosa è una soglia, su cosa non è una soglia e via discorrendo. Poi invece pro, eh, prolungando eh, la regressione lineare e intersecandola con le frequenze cardiache massime, e il punto incidente se lo proiettiamo sull'asse della velocità, troviamo la velocità aerobica massima che è fondamentalmente un parametro che correrà con il 3.000. Vi posso garantire che se dovete fare una scommessa, utilizzate questo test per prevedere la gara del 3.000. Se la gara va liscia è molto molto sensibile. Cioè, Nella mia esperienza si parla di differenze di 1-2 secondi al chilometro quando è tanto. Però la cosa importante dei test non è tanto valutare quanto mi farà in gara o determinare so i soldi, magari mi interessa un pochino di più, però la cosa oggettivabile di qualsiasi test, che poi possa essere il test con il test di Mader, il test di Arcelli, è comunque quello di confrontarlo. Questo è un ragazzo che il 16, sono tornato indietro, il 16-12, per cui poco prima di Natale aveva fatto questo test. Un mese dopo, un mese e mezzo dopo, si era spostato a destra, era migliorato tanto, era in inverno, volevo migliorare sulle capacità di eh, resistenza aerobica. Insomma, il motore aerobico, quello più resistente che più, più quello potente, ed effettivamente eh, ho quantificato il beneficio. Ovviamente sono ragazzi giovani, ma più o meno è, 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 al tempo lui era allievo, eh, per cui è un, è un esempio calzante per, eh, per la relazione che sto facendo fondamentalmente effettivamente migliora un subito e quando ai ragazzi vi facciamo vedere questa cosa, se è migliorato così, comunque i ragazzi si motivano. Poi ci sono gli aspetti meccanici. Gli aspetti meccanici, tutto ciò che riguarda la corsa, abbiamo delle variabili, abbiamo la lunghezza, la frequenza, il tempo di contatto, il tempo di volo, gli angoli, la simmetria. E qui abbiamo questo grafico dove abbiamo la velocità sull'asse X e poi sui due assi Y abbiamo qui la frequenza, qui è espressa in hertz, qui abbiamo i tempi di contatto e la lunghezza del passo. È uno schemino molto bello che però ci fa capire una cosa, che all'aumentare della velocità tendenzialmente la lunghezza del passo aumenta per poi stallare e talvolta diminuisce a velocità veramente molto alte. La frequenza aumenta, aumenta inesorabilmente all'aumentare della velocità. Eh, I tempi di contatto, questa è un'altra legge matematica, diminuiscono all'aumentare della velocità. Non, non, non si scappa da, que, da questo schema, da questo modello. E la cosa che ci fa riflettere sulla meccanica di corsa è che comunque la meccanica che fa la differenza tra un atleta performante e un atleta mediocre ehm, non è mai il motore, c'è sempre la parte periferica che di fatto è limitante, soprattutto ad alto livello. E eh, vi vorrei invitare sui tempi di contatto ne puoi ragionare sugli aspetti di forza perché man mano che noi aumentiamo la velocità vuol dire che noi dobbiamo imprimere più forza a terra per andare più veloci. Questo è una roba pacifica, matematica, non se ne scappa ed è facilmente intuibile, ma allo stesso tempo abbiamo meno tempo per applicare forza. Per cui questo ci deve far capire anche noi quando facciamo forza come la vogliamo fare. Perché altrimenti rischiamo effettivamente di far stallare la prestazione, ma non tanto a livello metabolico, ma quanto a, a livello meccanico. Qui eh, c'è una formulina che è il teorema di impulso. Che ci dice OK, noi conferma quello che vi ho detto ora, possiamo accelerare o mantenere la velocità solo grazie al contatto a terra, cioè all'impulso che diamo a terra. Quando siamo in aria possiamo solo ruotare intorno al baricentro, virare la traiettoria, ma di fatto non possiamo più accelerare il corpo e neanche frenarlo. Per cui questo ci fa capire, ci dovrebbe far riflettere su tante cose, può essere un ottimo spunto di, di riflessione. Ok, vi ho detto di meccanica sul campo, ma si parla di obiettivi smart, per cui la M e la T, come si misurano? Allora, con i tempi di contatto potete prendere il, te il telefonino. Ormai è diventato un, un ottimo accessorio. Potete fare un video in, in high speed, quasi tutti i telefonini lo hanno. Da 120-240 frame dipende dal dispositivo, perché uno ce l'ha anche più potente. Mano a mano che aumentano i frame, scende la qualità. Per cui, non mettete i massimi frame al secondo, perché altrimenti poi non riuscite a elaborare il tutto. Scaricate il video su Chinovea, è un software gratuito e lì vi mettete, vi divertite a contare i tempi di contatto, tempi di volo, simmetrie, angoli, potete far tutto. Alla mano, cioè nel senso sul campo, dei calcoli utili sono questi: cioè qua c'è bisogno solo di un cronometro, calcolare le 10 falcate, per cui il tempo di 20 passi, poi fare 1200 diviso il tempo questi 20 passi troviamo i passi espressi al ppm, passi per minuto, poi eh, mettiamo la velocità espressa in chilometri orari eh, dell'atleta eh, che sta correndo, a cui stiamo rilevando le frequenze, diviso il, um, i passi per minuto per 60. Lì troviamo la lunghezza espressa in metri. Ho fatto degli esempi, una velocità di 18 km orari che sarebbe 3,20 al chilometro. I tempi in, di le 20 falcate espresse eh, il tempo delle 20 falcate 6 secondi netti. Sono numeri completamente inventati. Una meccanica di corsa, così forse ce la scanzi, che sta mettendo un po' di, di, eh, di suoi allenamenti sui social. E, 1200 diviso 6 il calcolo che avevamo visto prima, fa 200 passi al minuto la lunghezza un metro e mezzo. Cosa possiamo fare? Nel test incrementale precedente, mano a mano che passa, su, non dico in ogni 100 metri, possiamo farlo anche ogni 100 metri, ma possiamo metterci anche sul lato della pista ogni, eh, a ogni giro, fare una rilevazione delle frequenze, eh, misurare la velocità eh, di quel tratto e fare un'analisi. Questo non è altro che un grafico fatto un atleta in un raduno in nazionale, era un forte, un promettente ottocentista, dove eh, di fatto su il, il ehm, anche qui abbiamo la velocità sull'asse eh, X, qui abbiamo l'ampiezza la, ehm, e qui abbiamo la frequenza. Fondamentalmente vediamo che all'aumentare della velocità questa treta aumenta, L'ampiezza in maniera significativa la frequenza l'aumenta, ma non di poco. Vi dico anche che questa tela durante questo test si è esaurito, cioè non è riuscito insomma, non è riuscita a gestire una progressione così ottimale. Abbiamo fatto un lavoro un po' specifico, abbiamo aumentato anche un po' il volume allenante perché era un po' a corto a livello aerobico. Abbiamo rifatto questa misurazione sia a livello metabolico con il test incrementale. Sia la, la misurazione della meccanica, questo è quello che è avvenuto dopo. Lui era intanto migliorato tantissimo a livello aerobico perché ci sono questi punti qui per cui vuol dire che l'atleta si è esaurita a velocità più elevate, però vediamo come la tendenza del, delle frequenze sia nettamente migliorata e quella delle ampiezze comunque, che questa rossa è, è rimasta. Eh, non è peggiorata, come faccio a dirlo? È ovvio, la velocità è un prodotto tra frequenza e ampiezza, per cui a questa singola velocità, qui era più ampio e qui meno frequente, però posso affermare con sicurezza che lui meccanicamente non è peggiorato in, anche in questo test, perché comunque vado a vedere che quando lui si è esaurito, per cui ritornando un po' alla spada di Borg, a massima percezione di sforzo, aveva comunque un'ampiezza, anzi un capellino superiore a quest'altra. Per cui fondamentalmente, meccanicamente, possiamo dire con... E affermare con forza che questo atleta era cresciuto. Soprattutto avevamo posto un obiettivo: obiettivo SMART, l'abbiamo misurato, l'abbiamo riconfrontato. Ci siamo dati il tempo di tre settimane, quanto durava il raduno, e abbiamo raggiunto l'obiettivo. È un obiettivo di processo. Il suo secondo obiettivo era un obiettivo prestativo, è scesa ha fatto anche il personale. Come corrono i più forti? Questo perché per avere un modello prestativo,. Per fare poi effettivamente una diagnosi su quello che eh, noi vogliamo andare a tendere con i nostri atleti, cioè nel senso, se io ho un ragazzetto giovane e devo progettare in 6, 7, 8 anni la sua uh, ascesa agonistica, se mi corre meccanicamente in determinati modi, troppo ampio, scompensato sull'ampiezza, oppure troppo rapido, troppo frequente, devo un attimino utilizzare delle strategie per cercare di. Farlo diventare il più armonioso possibile a livello meccanico. Qui eh, ho fatto delle misurazioni su Bechele, che presi Last, Tergat e Galen Rap. Qua ci sono le velocità: da 2,41 a 2,26. Bechele correva 190 passi al minuto per 200, eh, a 2,41, eh, 200 passi al minuto a 2,26. Aveva delle falcate dal 1,98 a 2,05. Questa seconda colonna sono le volate. E qua in volata Bechele aveva fatto dal 13.1 al 13, 12.6 aumentava le frequenze in maniera veramente notevole perché 224 233 sono frequenze veramente notevoli l'ampiezza nella sua strategia era nella fase della curva che avevamo visto dove stallava non si apriva più di tanto però riusciva a mantenere le frequenze è una caratteristica abbastanza sua soggettiva tutti gli altri atleti durante la volata aumentano le frequenze ma aumentano anche l'ampiezza. Gebrisilasi più o meno velocità ehm, eh, simili, cioè nel senso a, 240, a 2.41 addirittura anche un, un po' più ampio di Bechel. Gebrisilasi è bassissimo, è piccolissimo e 1,92 m posso garantire che non è semplice, non è un passo corto. E, ehm, e 2.42 è una velocità che tutti i nostri atleti corrono. Fondamentalmente, perché vorrebbe dire eh, 32 al 200, magari non ci faranno il 10.000 come questi, però un mille metri, delle ripetute sui 400 li faranno. Però capire effettivamente quel tempo con che meccanica corre vi aprirà un modo. Eh, la lunghezza 1,93, 1,95 e 192, 196 passi, volata 12,5. 228 passi al minuto, anche lui non si apriva. Si apriva un cappellino di più, ma non tantissimo. Ehm, 2,09 Tergat. Questa qui è la gara analizzata. Vi dico che è il 16-1, è l'Olimpiade che ha vinto Gabriel Silesi su Tergat su quella volata memorabile. Come cadenza, molto più ampio, eh, nel senso 179 passi al minuto, 2,8 metri in velocità di crociera. Per cui qui guadagnava 15 cm buoni. Nella volata finale 12,7 un capellino più piano, la sua frequenza massima è arrivata a 100-216 e la sua ampiezza massima a 218. Galer non ho volate. Comunque ho messo anche uno bianco per intendersi per capire che comunque arriva a velocità da 2,36, 188 passi al minuto 2,03. Stessa cosa l'ho fatta con le donne. Vado veloce, eh, 184 cm per la Dibaba, Tirunesh, 196 per Gizene, Dibaba a 15 secondi a 100 metri, mentre a 240, 16 a secondi a 100 metri, la lunghezza era di 187, la Yana nella sola al Golden Gala 186 cm per 183 passi al minuto, qui ha fatto uno sprint su se stessa, Laura Miur, sempre la bianca, comunque 1,80m su eh, una velocità di 237 Questa gara era indoor per eh, onor di cronaca, in volata 1,87m, 1,93m, eh, questa era una volata fittizia come dicevo, questa invece è già una volata vera, 1,83m per 218 passi, per cui effettivamente aumentava, eh, un po' simile a Bechere da questo punto di vista, aumentava esclusivamente le ampiezze. Questo è, una, è uno, studio, uno studio, una valutazione, una misura che ha fatto la IAF, per cui sicuramente è più affidabile della mia, dove c'è Mo Mofarà che è fuori scala, dello sprint del mondiale del 2017 a Londra, e, dove hanno misurato angoli e ogni cosa, però ecco, volevo concentrare un po' sull'ampiezza. Mo Mofarà che è più basso di Eman Crippa, magari ha le gambe un capellino più lunghe, però non è che si sta parlando di persone che, hanno, che sono due metri. Negli ultimi 50 metri in volata eh, arrivava a correre 2,26 m, con una velocità di 27 km/h, comunque altissima. Certeghei, 27, una velocità più elevata, ma non è riuscita a recuperare il gap. Comunque 2,22 m, cioè vi fa capire effettivamente: a 2,22 m, domani andate al campo, quando potrete riandare al campo, mettete delle strisce a 2,20 m e provate a correrci dentro. Non è assolutamente facile un'analisi di un atleta in gara eh, e qui si ritorna a lavorare e poi rimisurare. Questo è uno degli ottocentisti più importanti che abbiamo in questo momento a livello italiano. Avevamo visto analizzando a livello eh, prestativo che questo atleta era limitato meccanicamente nel versante ampiezza, perché poi uno dice corre male, ma cosa vuol dire? Vuol dire ok, corre male, gli faccio una valutazione è asimmetrico nei tempi di contatto, è troppo rapido, è troppo ampio, cioè, iniziamo a fare delle cose che diventano un pochino più specifiche. Lui nel suo caso era eh, abbastanza corto di passo, dopo un anno con una prestazione molto simile, diciamo che lui ha guadagnato quei 10 cm, qui ci sono le velocità, dai 5 ai 10 cm meccanicamente. Per cui ha fatto un ottimo lavoro in un anno di tempo. Aspetti di forza. Qui ho messo, c'è un seminario che abbiamo condotto in collaborazione con il coach, c'era anche Antonio come relatore a livello nazionale, per cui lo potete trovare sul, sulla piattaforma atletica viva della Fidal. Per cui non sto a dilungarmi sulla forza, ho messo solo due studi abbastanza pratici perché per me sono stati quelli illuminanti. Eh, questo è di Pabolani nel 99 per cui inizia a essere già abbastanza datato ma è confermato e più riconfermato in cui fondamentalmente avevano preso dei gruppi di atleti li avevano fatto fare a uno allenamento normale con due richiami esplosivi come erano abituati a fare un altro invece dove hanno aumentato il carico di, di forza di tipo a carattere esplosivo per cui bella dinamica bella spinta non il pesettino da due kg che lo spostiamo come si fa a fare ginnastica dolce alle, alle signore e poi hanno rifatto dopo nove settimane un test, di... un test. Prima col metabolimetro per vedere il VO2 max, per cui effettivamente come carico interno un parametro oggettivabile e più oggettivo nel mondo scientifico del VO2 del metabolimetro, non c'è nulla. E... e poi effettivamente una performance prestativa, per cui hanno corso un 5.000. E praticamente si è visto che il VO2 non era migliorato, anche perché fondamentalmente era... hanno lavorato solo sulla forza. Però era migliorata la, eh, la prestazione sul 5.000, che poi è il nostro obiettivo. Gli autori riferiscono che eh, era migliorata l'economia della corsa. Quello sicuramente c'è stato, stato un altro seminario, eh, sempre a livello nazionale. Abbiamo parlato, hanno parlato di economia di corsa. È riconosciuto e risaputo che la forza migliora l'economia di corsa, migliora anche la meccanica di corsa. Per cui, comunque, questi, questi atleti erano migliorati. Poi noi facciamo gli allenatori e i ricercatori facciano i ricercatori. Questo è un altro studio un pochino più recente per la prevenzione degli infortuni. Spesso mi, lo metto provatoriamente, io difficilmente parlo di infortuni, eh, però lo, lo voglio mettere perché? Perché spesso eh, viene fatta la considerazione che fare forza ti, è il rischio di avere poi infortuni. In questo studio, che è una meta-analisi per cui il massimo della ricerca scientifica, hanno eh, incrociato eh, 25 studi con per cui sono 26.000 26 atleti e, e analizzati in questi 25 studi, dove hanno diviso, suddiviso questi studi che avessero avuto questi, queste caratteristiche, in tre gruppi. Un gruppo come prevenzione li facevano fare lo stretching. Un altro, gli hanno inserito gli esercizi eh, proprio scettivi e l'altro è allenamento di forza. Si è visto che hanno fatto, hanno visto l'incidenza di infortunio del gruppo pre-somministrazione del uh, stretching, proprio scettività, forza e chi ha fatto stretching tra prima e dopo non era cambiato assolutamente nulla. Questo non vuol dire che lo stretching non serva a nulla, però di fatto lo stretching non previene gli infortuni. Chi ha fatto esercizi proprio scettivi, era migliorato a livello, ehm, diciamo, c'era un, un accenno di miglioria, si parla del 2-3%. Chi aveva fatto forza, la miglioria andava dal 33 al 50%. Perché queste due percentuali con questa forbice così ampia? Perché il, eh, gli, gli infortuni sono stati divisi in due classi, overuse injuries e eh, sport injuries. Gli overuse injuries sono quelli che ci riferiscono più a noi, al mezzo fondista, sono più tipici nostri, sono quelli da sovraccarico, da carico interattivo, per cui possono essere una microfrattura, una fascite plantare, una bandelletta, eh, un'infiammazione sul del tendine, una borsite. Tutti questi infortuni dove non c'è un evento netto eh, dell'insorgenza dell'infortunio. Qui eh, la miglioria eh, era del 50%, per cui della metà. Mentre negli sport di distrazione, lesione muscolare, tanto per raccattarle tutte, eh, distorsione di caviglia, frattura post contatto, insomma, tutte queste questa importanti. di forza era di un terzo, un 33%. Questo per far capire quanto è importante la forza. Test sulla forza. 150.000, qui ne ho messi eh, di forza esplosiva pure vertical jump, abalacov Aba test, ser, sergeant test, horizontal jump, questo test tutti molto simili, i primi tre guardano il salto diciamo, verticale in modalità diverse, il sergeant è quello dove c'è l'asta graduata, l'abalacov invece c'è la striscetta che attacchiamo al, ehm, alla cintura, per cui sono tutti molto simili, il vertical jump o la pedana di bosco, però la costante forza esplosiva è per cui si parte da fermi. L'horizontal jump è la stessa cosa, però tipo il salto un buco è proprio partendo da fermo. Poi c'è una componente di forza, quando si parla di forza ognuno la chiama come... come... Diciamo forza un po' elastica e esplosiva. Eh, abbiamo i CMJ contro un movimento jump che è quello che vai giù e poi salti, poi eh, lo possiamo fare ad arti liberi, eh, lo possiamo fare a, con le arti invece bloccate ai fianchi, lungo da fermo per cui vai giù e poi salti e poi il drop jump da 30-50 cm. E vi dico, eh, questi qui lungo da fermo lo possiamo fare gratis senza nessun tipo di problemi. Il CMJ sia eh, con arti, senza arti, che sarebbe interessante incrociarlo per vedere anche l'indice di coordinazione. Eh, tra i distretti corporei, eh, lo si può fare, però bisogna avere una strumentazione. Allora, la strumentazione gold standard è la pedana di bosco barra 8 jump, costa dei soldi. Ci sono delle applicazioni 10 euro. Eh, non prendo assolutamente nessuna percentuale, purtroppo, da queste applicazioni. però ve le dico una si chiama MyJump, eh, fondamentalmente costa 10 euro, dà delle, comunque eh, delle misurazioni abbastanza attendibili sia sul CMJ, eh, sul drop jump, eh, vertical jump e via discorrendo. Magari rispetto a una pedana di bosco sicuramente non è eh, il massimo dell'attendibilità, però il fatto di utilizzare poi sempre il solito dispositivo, sempre il solito protocollo, rende... Comunque riproducibile il test, che è poi quello che ci interessa a noi è misurare quanto è migliorato nel nostro obiettivo. Forza elastico rifless eh, c'è il quinto proprio di pari, per cui salti Rana per cinque passi, un decuplo. Ghidini mi ricordo che con i suoi il decuplo lo usa tantissimo e ha fatto vedere. L'evoluzione nel tempo di, di questo test con la correlazione con le prestazioni era molto interessante. Lo faceva fare anche a Keniani eh, perché non solo a Benvenuti, diciamo l'atleta occidentale è più avvezzo, mezzo fondista veloce in particolar modo a fare questa roba qui. Lui lo faceva fare anche a Keniani, anche Bungay alla fine non era assolutamente scarso. Test di stiffness, 30 secondi, per cui rimbalzi, qui il solito discorso o c'è la pedana di bosco barra 8 gate o comunque quell'app penso che possa fare anche il, il test di stiffness e poi ho messo in rosso test vittori perché effettivamente non è proprio elastico riflessa ma è anche di rapidità che sono le 50 toccate banali di skip a ginocchio alto a ginocchio con coscia parallela alla linea di terra e prendere il tempo cioè alla fine è protocollare una roba non vanno fatti tutti anzi non, non, non le farei neanche io tutti però già a livello giovanile sceglierne uno, due, tre, eh, come può essere il control movement jump eh, oppure un salto lungo da fermo per, eh, eh, per determinare delle caratteristiche neuromuscolari per poi riprodurlo nel tempo, secondo me è una cosa assolutamente vantaggiosa. Inoltre, ehm, inoltre cioè, cioè, mh, quello che possiamo fare e comunque relazionarci in questa fase, se avessimo avuto un protocollo, un database di test eh, precedenti, quando rientra in campo l'atleta che ha levato un po' di ruggine, potremmo rip riproporre questi test per vedere quanto è diventato ampio il gap, quanto c'è da recuperare e su che aspetti bisogna recuperare e soprattutto anche poi per eh, utilizzare delle strategie perché magari il, il mio atleta a livello di forza esplosiva è assolutamente fenomenale per cui non c'è bisogno di impiegare come con l'altro atleta eh, tot ore per quella componente lì magari è carente su altri aspetti aspetti complementari qui c'è un mondo è una panacea c'è il conditioning che già quello è ampissimo c'è l'alimentazione il sonno il training respiratorio il recupero eh, eccetera eccetera qui ho messo il, il concetto dei marginal gains che vuol dire che sono tutti gli aspetti marginali dove che se che contano poco però quell'1% che lo vai a sommare rispetto a chi lo fa rispetto a chi non lo fa per cui perde l'1% all'unità di tempo a lungo andare comunque crea un, eh, una discrepanza una, un miglioramento comunque sensibile eh. Il, il, il direttore sportivo di Sky ci ha fatto la sua fortuna su, su questa cosa degli aspetti complementari ne ho voluti mettere solo qualche uno perché mi piace mettere ogni aspetto che si possono valutare dare una cosa misurabile questo è il dorsiflexion lunge test per cui siamo nel conditioning e nel conditioning siamo nella mobilità articolare mobilità articolare di caviglia questo test costa nulla si mette il ginocchio e Appoggiato al muro, il tallone, mandiamo il piede più indietro possibile, mantenendo però il contatto col tallone. Quando il tallone si solleva, lo riportiamo avanti, arriviamo al massimo punto dove il tallone rimane attaccato a terra e misuriamo questa distanza. Questa distanza, con uno scotch a terra, con un pennarello, ci fa capire quanto è mobile in dorsiflessi la nostra caviglia. A livello scientifico un 9 cm è il minimo per dire ok, è una caviglia mobile. Se troviamo una caviglia di 20 cm probabilmente diciamo ok, è una caviglia anche ipermobile per cui potremo ipotizzare di fare degli esercizi di rinforzo dei muscoli intrinseci e estrinseci del piede perché rischiamo comunque un'instabilità e per cui rischio di distorsione. Eh, però quelle possiamo valutare anche la, la simmetria. Vi prendo una cosa perché ce l'ho qui. Questi sono due test, proprio dorsiflexion, lanci test, questo è il destro, questo è il sinistro, penso lo vedete, di un atleta molto legato, ehm, dove a sinistra è molto più legato rispetto a destra, eh, sia in termini assoluti, ma c'era anche una grossa asimmetria. Quest'atleta ha sempre problemi. L'obiettivo era quello di migliorare la, eh, la mobilità articolare. Perché vi ho messo qui sulla vostra destra il foam roller? perché abbiamo, quando c'è un blocco articolare le componenti che possono bloccare quell'articolazione sono due o fisse o mobili se è fisse ci possiamo far poco cioè nel senso se l'osso finisce la sua corsa no, è, è finita appunto cioè c'è un blocco rigido è come il gomito a fine corsa finisce non possiamo andare a guadagnare ulteriori gradi se invece eh, il blocco è dato l'endfill per cui il fine corsa è dato da eh, strutture mobili, mo eh, molli, muscoli, eh, tendini, legamenti, eh, quelle le possiamo comunque allenare. Allora il foam roller ci fa diagnosi ed allenamento. Cosa vuol dire? In questo test qui si è visto per fare differenziazione se il blocco è articolare o muscolare: eh, passare il foam roller per 10 secondi in maniera vigorosa sul solio, 10 secondi sul gastrocnemio mediale, 10 secondi sul gastrocnemio, per cui gemelli quell'esterno e quell'interno, per parlare in maniera spicciola, in maniera vigorosa e poi ripetere il test. Se c'era una miglioria in termini di centimetri, possiamo affermare che quella caviglia lì è bloccata perché comunque è una muscolatura rigida. Se invece non cambia nulla, ok, investiamoci anche poco perché effettivamente lì blocco è blocco e articolare e di conseguenza i margini miglioramenti saranno effettivamente pochi. Un altro test di flessibilità che costa assolutamente nulla per la catena cinetica posteriore, ho messo solo queste due perché le ritengo i più semplici, i più banali che dovremmo fare tutti ai campi fin da qua, dai CAS per fare una, una valutazione di come sta evolvendo il nostro allenamento. La catena cinetica posteriore per noi è fondamentale perché noi facciamo i movimenti in estensione. Test dello sgabello, dove fondamentalmente a ginocchia estese si va giù e misuriamo i centimetri positivi sotto i piedi, negativi. Se sono sopra i piedi, nel mio caso, sarei assolutamente sopra. A livello eh, scientifico, diciamo, eh, sarebbe un pochino più sensibile e specifico, il sit tender React test. Che è la stessa cosa, però messi da seduti, ginocchio steso, c'è questa cosina qui dove fondamentalmente c'è il centimetro graduato. È un investimento che secondo me qualsiasi società può fare ed è un capellino più sensibile, più facilmente riproducibile. Però misurano tutti la stessa cosa, l'importante è misurare e l'importante è misurare sempre col solito metodo. Valutazione del sonno. Questa è una cosa un po' più complessa, carina, l'ho fatta con Johannes. Eh, Johannes ehm, spesso e volentieri... Delle volte lo vedevo la mattina sempre un po' abbioccato, mi, mi riferiva soprattutto nei raduni che mi riferiva a una carenza della qualità del sonno, eh, che insomma si caventava che doveva dormire di più. Per cui mi sono eh, ho chiesto la consulenza a un esperto perché non sarei assolutamente in grado, e eh, praticamente gli hanno, gli hanno messo al polso un braccialettino, è un actigrafo, è un accelerometro che misura i movimenti. Eh, andando veloce. Era l'anno scorso in, a gennaio per la Befana, qui vediamo che ha dormito il giorno dopo ha dormito poco qui ha gareggiato, perché qua c'è una grossa attività, era il campaccio il giorno della Befana. E poi qui abbiamo dormito poco. Perché siamo partiti per andare in Portogallo in raduno, per cui eh, diciamo un viaggio abbastanza in stile. Fidal, diciamo in cui i giri, i trasferimenti sono stati abbastanza notevoli. Quello che possiamo vedere in questo grafico è la zona di blu scuro, che è blu scuro verde, insomma un po' più scuro, che è la zona di sonno effettiva. Quest'area un pochino più chiara è la zona in cui tu ti metti a letto però ancora non prendi sonno. E qui c'è il tempo, cioè la giornata, le ore giornaliere, per cui qui prima di andare a dormire e qui al risveglio. Fondamentalmente abbiamo analizzato questa cosa L'abbiamo rivalutata dopo quattro settimane e vediamo che Johannes era migliorato tantissimo utilizzando delle strategie di igiene del sonno. Questa cosa è stata possibile solo perché l'abbiamo misurata e io, dalla federazione, ho ottenuto che nei prossimi raduni Johannes debba dormire in singola perché abbiamo visto che uno dei motivi di disturbo era comunque dormire in una camera con un'altra un persona, a prescindere poi che questa persona fosse numerosa o meno. I consigli che gli sono stati dati. I consigli utili erano evitare schermi luminosi a letto nei 30 minuti precedenti, e poi andare a letto solo per dormire, per cui se te vuoi vederti un film, vuoi fare qualcosa, vuoi stare al telefonino, ok, stai in divano, stai, fai tutto quello che vuoi, quando è che è finito, hai sonno, prendi, vai in camera e vai a dormire. Non è che finisci l'attività in camera. Poi, dormire in stanze non calde, questa sembra una cavolata, ma nelle trasferte, quando andiamo in albergo e spesso con gli alberghi c'è quel riscaldamento che va a palla, non è proprio il massimo, e, è completamente buie. Come strategia per rilassarsi vanno benissimo delle musiche rilassanti, e non è vantaggioso il bagno caldo prima di andare a letto, Ovviamente alcol, caffeina e cenare a un orario pre cioè presto, ovvero comunque con una buona distanza prima di andare a dormire, è una cosa di ordinaria amministrazione. Nap che sarebbe il pisolino va bene durante la giornata, eh, però se poi dobbiamo riallenarci, in particolar modo va bene se meno di 30 minuti o sopra un'ora e mezza, perché nel. Mh, Meno di 30 minuti, ok, ci riposiamo, però non entriamo nella zona di, fardo, eh, di sonno profondo e via discorrendo, mentre eh, dopo i 90 minuti comunque abbiamo finito tutto un ciclo di sonno e di conseguenza siamo di nuovo attivi. Interromperlo a mezzo non è una cosa così funzionale se dopo ci dobbiamo riallenare. Aspetti psicologici, qui dietro c'è un mondo. Soft, eh, gli aspetti che, tra cui possiamo lavorare c'è cioè il eh, self-talk, che non è altro che eh, il, il dialogo interno, il monologo. Il focus of control che abbiamo già detto all'inizio, come il goal setting, la visualizzazione, che è una tecnica eh, particolare di, di approccio psicologico. E poi ci sono due test di, eh, validati che sono i test degli stati biopsico e l'IPPS 48 self talk. Intanto eh, è un linguaggio motivazionale, queste le ho prese da una psicologa che ha fatto un'attività ieri eh, con i ragazzi del, della Nazionale, ehm, dove gli ha illustrato come gestire una, un self-talk. Veramente sono quelle frasi che un pochino tutti utilizziamo, però costruirle e strutturarle sicuramente ci dovrebbe dare, dare un vantaggio. Intanto vanno impostate in maniera positiva, per cui... Evitare il non mollare ma continua così, stiamo dicendo la stessa cosa, ma la testa e il cervello non eh, riesce a elaborare la negazione, va per concetti, non per parole, e di conseguenza se io, il classico esempio è non pensare alla mucca rossa, te in testa stai pensando, visualizzi la mucca rossa. E, utilizzare frasi corte, dire la Divina Commedia mentre si sta facendo un, un 1500 non, non lo ritengo effettivamente vantaggioso. E per cui meglio in seconda persona, come se tu parlassi, effettivamente a un'altra persona che sei te stesso, e poi evitare il devo, sostituendolo magari con il voglio. Qui ci sono degli esempi da non agitarti a stai tranquillo. Ho tutto da perdere o tutto da non ho nulla da perdere, ho tutto da guadagnare. Mantieni il ritmo così a non abbassare il ritmo, non mollare, stai andando alla grande, spingi. Insomma, tutte queste cose qui che effettivamente possiamo già educare noi tecnici senza grosse competenze a creare delle ancore che potrebbero migliorare la prestazione. Il controllo, questo l'abbiamo detto anche all'inizio, questa è la pubblicità della Pirelli, la potenza è nulla senza il controllo. Esempio banale, tipico, è il meteo, cioè nel senso, oppure le superfici. Se è una cosa che non possiamo controllare, noi non la consideriamo. cioè... È inutile che gli atleti vengano o gli allenatori, e eh, no, ma c'è il vento di qua, di là. Ok, la possiamo controllare? No, non la consideriamo. Focalizziamoci su ciò che effettivamente possiamo controllare. È piovuto, nel cross c'è il fango, ok. So che nel fango devo andare più di frequenza. Mi impegno a correre più di frequenza. Ma non è che si va a dire, ok, madonna, ha piovuto, ora si va piano, queste robe qui. Cioè, sono solo discorsi un po' ehm, disturbanti, negativi. Goal setting, ve l'ho illustrato prima e penso in questa relazione di essere stato abbastanza logorroico su questo argomento, spero che sia stato interiorizzato e metabolizzato. La visualizzazione sono tecniche particolari dove fondamentalmente visualizziamo degli aspetti di gara in determinate situazioni. Deve fare uno psicologo e in un setting particolare e non è che lo facciamo prima della gara o in un momento, è proprio un percorso che nell'eventualità in, eh, in determinate cose effettivamente possono dare una mano, eh, soprattutto anche nei movimenti più tecnici, nel cercare una facilità, nelle visuali nel visualizzare delle situazioni di gara un po' critiche, per cui visualizzarle e vedere come... L'atleta le vive per poi cercare di cambiare de, degli, degli schemi, per cui ve l'ho messa lì perché so che esiste non è di competenza nostra. Come non è di competenza no, come era di competenza mia al sonno, non è di competenza nostra la nutrizione, però, ci dobbiamo avvalere anche di altre figure. Questionario biopsico-sociale eh, Questo qua si utilizza: è un questionario dove mh, va, eh, per ogni per ogni. Items c'è cioè un, uh, un aggettivo per cui vi, per ogni linea dobbiamo selezionare un aggettivo e poi diamo una valutazione da 0 a 4 di, quel, di, di quell'aggettivo. Per cui fondamentalmente eh, lo si utilizza prima di un allenamento importante o prima di una gara per vedere come vivi quella gara o l'allenamento specifico in quel momento, in quell'istante. È una fotografia, un istantaneo di quel tipo lì. Decidi quale fare, eh, decidi per ogni rigo. Qual è l'aggettivo che ti si impersonifica di più? E poi dici per nulla, eh, vuol dire che non ti impersonifica niente, invece, moltissimo, quella roba lì. Eh, un altro test è l'IPPS 48, sono andato indietro avanti, scusate dove eh, che l'inventario psicologico della prestazione sportiva, sono 48 domande, non le ho messe il questionario perché tanto non lo gestisce perché è troppo lungo, dove la, eh, la, la scala è da 1 che è mai e 6 è sempre, sono quattro item che non sono altro che la colonna. Qui ve ne ho selezionati due perché si ritorna lì, Questa è un atleta che aveva eh, problemi nella gestione del pre-gara, molta preoccupazione eh, e poco controllo della... De, 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 poco controllo delle emozioni, per cui eh, ha fatto uno, un, un percorso con una professionista, eh, la data qui è, lo, è il 2 di eh, agosto 2018, un anno dopo, eh, per cui il 30 di ottobre 2019, se andiamo a rivedere la preoccupazione era 4-2, per cui un livello molto alto, eh, e il controllo delle emozioni, un livello molto basso e qui poco controllo si erano invertite le, le preoccupazioni 1.8, il controllo dell'emozione è diventato addirittura il, dal suo punto debole il suo punto forte. Vi posso garantire un'esperienza personale, io collaboro con Tommaso Mandriani che eh, ha fatto anche un paio di seminari con Fidal Toscana e, e il primo test che mi ha proposto è stato proprio l'IPPS 48, Io eh, l'ho messo a, fatto fare un po' a tutti i ragazzi anche perché i ragazzi erano abbastanza curiosi posso dire lui non conosceva non viene neanche dall'atletica per cui non è uno che magari guarda le classifiche e di discorrendo lui viene dal basket per cui è, diciamo assolutamente genuino e non condizionato da, dagli atleti lui mi faceva questo test a livello cromatico i suoi grafici erano anche eh, simpatici perché se era un punto di forza me lo metteva l'istogramma me lo metteva verde se era nella media era giallo se eh, era invece un'area di un ambito di miglioramento per cui era carente in quella caratteristica lì veniva rosso. Io in quel gruppetto lì che al tempo era abbastanza numeroso perché si parla di qualche annetto fa, avevo due atleti che eh, non mi convincevano assolutamente, a livello psicologico assolutamente, in gara avevano sempre delle controprestazioni, un approccio assolutamente negativo all'allenamento, alle gare, insomma eh, non, non, non erano proprio il massimo a quel punto di vista. Lui, per non sapere né leggere né scrivere, ha fatto questo test, ma ha riportato questo test. Quei due atleti erano tutti rossi, una carneficina. Cioè, per cui, fondamentalmente, una persona che ha somministrato un test senza, sapere, senza neanche conoscere chi avesse di fronte, vi eh, fa capire effettivamente che sono cose misurabili reali, perché io avrei riscontrato la stessa cosa, ma non ero in grado di misurarla. Ora torniamo effettivamente eh, sul eh, tema. Dopo tutta questa carrellata su misurazione, obiettivi smart, gli obiettivi in questa fase possono essere solo di processo, e in questo tema, come reintrodurre il carico? Per cui si ritorna lì quando dicevamo: Ok, cosa ha fatto il mio atleta? Come sta il mio atleta? Come possiamo andare avanti? Questa è una scala dello stress meccanico dove. Eh, se eh, c'è eh, il nuoto nell'acqua, nel fluido ovviamente non c'è impatto meccanico, la bicicletta c'è meno impatto, non c'è impatto meccanico ma c'è un po' più di carico a livello articolare, la camminata poi la corsa sul morbido la corsa normale su superfici, asfalto, pista via scorrendo, lo sprint per cui una corsa molto più veloce e poi esercizi chilometrici. È banale capire come si sta eh, evolvendo il, il cioè che Ovviamente un esercizio biometrico è più impattante a livello meccanico rispetto a andare in piscina. Perché questo è importante? Perché mh, se il nostro atleta è, è, ha potuto correre solo sul giardino, ok, quando rientra a correre magari facciamo correre un po' sull'erba e un po' in pista. Alterniamo. Se il nostro atleta, ancora peggio, è, ha fatto solo ciclette perché non poteva correre, perché sennò i vicini gli, gli tiravano i sassi e li chiamavano la polizia ed è successo. E magari reintroduciamo a una, ed è stato due fermi due mesi. Potremmo anche reintrodurre una corsa, corsa camminata se proprio alle prime armi, magari sul morbido, per poi andare su po', superfici, un po' più lunghe e via discorrendo. Se il nostro atleta durante il lockdown non ha fatto nessun tipo di andature, le inizierei a introdurre in maniera tranquilla, impatt meno impattanti, cioè con una cordicella, e magari puoi iniziare a fare qualche drill meno rimbalzato che puoi fare degli oberine e poi magari degli esercizi più metrici. Però il fatto di avere questa scala ci può dare delle strategie. La discriminante è come sta il nostro atleta e cosa ha fatto in quei due mesi. Per cui le procedure sono abbastanza eh, intuitive, eh, mi direbbe di quasi obbligate. Cioè la prima fase è un rodaggio meccanico, si ritorna lì. Se, eh, se il nostro atleta è stato fermo per, per tanto tempo, rientriamo a correre, ricorrichiamo piano, magari rimettiamo qualche allungo dove cerchiamo una fase di accelerazione molto blanda, ma con l'obiettivo non tanto metabolico, ma di ritrovare un'azione meccanica di corsa. Ehm, soprattutto questo se il nostro atleta ha fatto un grosso volume di lavoro utilizzando altri... Eh, Altri eh, gesti tecnici, sto parlando di bicicletta, ma anche il tapirulan, cioè comunque il tapirulan simuli la corsa, ma gli impatti è un po' diverso. Eh, la diminuzione della densità: cosa voglio dire? Che tra un allenamento un po' più qualificato, per cui siamo già a un. abbiamo rodato un po' meccanicamente, insieme a fa qualcosa, in questo qualcosa. Tra fare un lavoro e l'altro, se il nostro atleta è abituata a fare un giorno un lavoro, un giorno recupero e poi un altro lavoro, qui metterei due giorni nel mezzo perché? Perché fondamentalmente non ha senso forzare i tempi, diamo più tempo di metabolizzazione del, dello stimolo allenante, del principio attivo dell'allenamento, quello diciamo uno strong, e soprattutto siamo in una situazione dove. Non possiamo, non possiamo andare in piscina per scaricare, è difficile andare dal fisioterapista, per cui anche in questo periodo per migliorare il recupero, eh sì, possiamo utilizzare strategie di sonno, buona nutrizione, quello che vogliamo, però se ci viene qualche imprevisto, cioè se facciamo un'analisi tra pro e contro, non ci conviene forzare la densità, meglio eccedere in, in, in questo senso nel, nel recupero. Poi reintroduzione dell'aerobico. Questo per più motivi. È quello che a livello di carico interno è meno impattante, lo recuperiamo prima. Si sta parlando di allievi junior, non me ne sono scordato. Di conseguenza il motore aerobico, anche se questo diventerà un ottocentista, è la componente fondamentale per far sì che il nostro atleta performi il meglio possibile e che comunque abbia una carriera lunga più possibile. Poi magari farà delle altre scelte e cambierà per esigenze sue. Però noi gli abbiamo creato una base per poter performare a lungo. Dopo che abbiamo strutturato il motore aerobico, riintroduciamo anche qualcosa di anaerobico. E, questo siamo già in una fase un pochino più avanzata, per poi speriamo il prima possibile ritornare a una programmazione di gare, per cui da lì, la piramide del Ghost Setting, che vi ho fatto vedere all'inizio, di fatto ehm, siamo sulle componenti un po' finali, più apicali, possiamo iniziare a reintrodurre qualcosa, possiamo forzare eh, su determinati allenamenti il nostro atleta, suppongo che abbia eh, migliorato il tutto eh, e per cui dovremmo essere in grado di poter riprendere alla grande. Io ho finito, se ci sono